L'ho conosciuto nello studio di Carmelo Cappello e mi portò in via Borromei, dove al tempo anche lui operava nello studio di Paolo Schiavocampo, Brusa Molino e poi altri che andavano, venivano, apparivano, sparivano. Il suo modo di agire era sempre, non dico il gioco, ma questa maniera leggera di prendere le cose. E questo era mio. Le conoscenze d'arte che tutti noi avevamo erano limitate all'arte al massimo tardo ottocentesca. Quindi è stata una scoperta. La scoperta di un mondo artistico diverso e per me affascinante. Miro è in questa stanza, è in tutte le stanze della mia casa, è in tutti i luoghi dove io vivo e abito, per questo aspetto, l'aspetto interiore, la ricerca interiore. E quindi Miro segna la nostra ricerca. Sono felice di aver qui tanti quadri di lui, perché è un lui che continua a parlarmi anche se sta zitto. Lui era un chiacchierone, ma anch'io, quindi ci trovavamo bene anche da questo punto di vista. E sono passati ormai 22 anni addirittura da quando abbiamo fatto questa monografia. Pensando a tutto il lavoro di Miro, mi pare sempre di più che si tratti di un protagonista dell'astrattismo italiano e soprattutto che abbia nella sua pittura una dimensione intensamente lirica. Miro è partito, ha preso le mosse dall'informale, ma poi è approdato molto presto a una pittura a sfondo geometrico, dove la geometria gli serviva per ragionare del rapporto fra cerchio e quadrato, che però per lui non era soltanto una questione formale. Il cerchio è sempre stato simbolo di compiutezza, quindi in qualche modo del divino. Il quadrato è sempre stato inteso come simbolo o emblema della terra, quindi c'era nella sua ricerca di un'armonia fra cerchio e quadrato anche una ricerca di una tensione e dell'espressione di questa tensione fra l'esistere e l'essere. Non c'era nulla di casuale nella realizzazione di un quadro di qualunque tipo di Miro, dalle vele a quello che sta alle mie spalle. C'era un'applicazione artigianale straordinaria che però partiva da un progetto rigorosissimo che Miro disegnava. Le nostre ricerche più o meno viaggiavano non le stesse cose, ma parallele, in quanto che usava lo stesso modulo, diciamo. Però lui ricercava una cosa che era più fissa, più iconica. Io facevo delle cose un po' più mosse. La sua ricerca era molto serio, anche troppo in una certa maniera, perché era lento, e ogni cosa doveva essere fatta come lui pensava che dovesse essere fatta. I quadri di Miro sono un po' lui, un po' come io sentivo lui, ma soprattutto una sua qualità generale di fondo,
cioè un'accettazione piena della vita e anche una ricerca di felicità attraverso questi quadri luminosi. L'idea che, per esempio, certi aspetti geometrici, geometrizzanti, diventino tra il colore e la sua intensità, diventano delle cose luminosissime. Sua ricerca si nota sempre questa dimensione di spiritualità, magari non evidente a prima vista, ma sempre presente, sotterranea nel suo percorso. Nelle ultime opere ha trovato una leggerezza definitiva, un percorso in cui il vuoto e il bianco e il silenzio che circondava i segni diventava sempre maggiore e questi segni diventavano più piccoli, più leggeri, più aerei, sempre con meno peso e con maggior poeticità. E allora questo voleva dire un'intensità felice, i suoi quadri portano felicità e quindi questo è l'allegria, anche la geometrizzazione che a volte può colpire in un senso di eccesso di ordinamento della cosa. Certo, era studiata, era bella, era precisa, ma sotto sotto c'è una faccenda grossa, cioè l'armonia. Una grande ricerca d'armonia, e questo è la prima causa in ogni caso di felicità propria e altrui, insomma. Io l'ho sempre sentito così. Il tentativo, secondo me, riuscito di depurazione delle forme, che non vengono però mai rinnegate, giungendo sempre progressivamente a una scarnificazione della forma per arrivare a segni che suggerissero le forme, ma che forse lasciassero la possibilità di interpretarle più liberamente. C'era probabilmente da parte di Miro una semplificazione che puntava anche ad una esplosione di libertà. Altro, se la vita fosse stata meno avara di giorni con lui, avrebbe continuato la sua ricerca, che non era affatto terminata e neanche così era, come dire, a corto di idee. Ecco, nelle sue ultime opere c'è da apprezzare proprio questa dimensione lirica che è sempre presente nella sua pittura, ma nelle ultime opere acquista un accento più struggente, più evidente, più misterioso. Se uno guarda le ultime cose di Miro, ridotte ai minimi termini, lui obbliga l'osservatore, lui dà delle indicazioni, come, non so, indicazioni stradali, devi andare di qui, devi guardare di là. E mette soltanto un'indicazione. Era arrivata a questa sintesi del suo modo di pensare. Questo bianco non era mai un vuoto, era un vuoto che parlava. Infatti abbiamo fatto quel libretto bianco rumore, no? In un certo senso, perché il bianco c'è. È come se quello che non c'è in questo momento tra noi parlanti non ci fosse. C'è, continua a parlare, continua a esserci, no?